Amici artigiani o futuri artigiani, oggi andiamo a vedere, o meglio, vi do qualche consiglio per evitarvi brutte sorprese. Per chi non mi conoscesse, io sono Francesco, giardiniere, potatore certificato per quanto riguarda gli olivi. E ho già da qualche anno la mia attività e sono partito, diciamo, di qui e oggi sono qui. Quindi vi posso dare qualche consiglio anche perché ho partecipato a qualche corso di gestione aziendale, quindi non sono sicuramente il più indicato per darvi queste informazioni, però qualcosina ne so. Nello specifico in questo video parliamo di quanto chiedere all'ora. Specifico questo, voi non dovete lavorare col cliente parlando di cifra all'ora. Secondo me è un errore, però voi dovete ben sapere quanto guadagnate ogni ora che lavorate. Quindi voi vi fate i conti di più o meno quanto può costare come ore un lavoro e non dite io prendo 10, 15, 20, 50 euro all'ora, gli dite la cifra finale. Sapete voi quanto guadagnate all'ora, è quello che vi serve a voi. Per fare questo calcolo bisogna fare altri calcoli. Allora, partiamo da quanto costa il vostro tenore di vita o quello della vostra famiglia se siete voi a mantenerla. Quindi dovete fare in modo di calcolare mensilmente quanto spendete per campare. Dovete metterci dentro tutto, però anche le spese che fate magari non tutti gli anni ma ogni 10 anni, quando cambiate la macchina, per dire. Voi ogni 10 anni spendete 15-20 mila euro per cambiare la macchina, fate 10.000 diviso 10 anni e avete quello che spendete praticamente in un anno, perché sennò poi vi trovate dopo 10 anni e non avete i soldi per comprare la macchina. Dovete prendere tutto in considerazione. A quel punto vi verrà una cifra che per comodità potete anche dividere per 12 e quindi averla mensilmente, quindi sapete che ogni mese spendete una cifra per mantenere la famiglia. Io vi consiglio di fare i conti tenendovi un pochino larghi, ovvero se sapete che mediamente spendete, che ne so, di Enel 87 euro, mettete 90 o anche 100 al mese. Ora ho detto una cifra a caso, ma può essere con la spesa, no? Se sapete che spendete 390 euro al mese di spesa, mettete 400-450, arrotondate per eccesso, che è sempre meglio in questi casi. A questo punto sapete quanto dovete guadagnare mensilmente, ma non è finita qui. Ora dovete aggiungere i costi che riguardano la vostra attività, quindi tutti i costi, da quello che vi costa il commercialista a quello che vi costa di tasse, cioè quello che spendete di tasse, tasse fisse, perché le tasse sul reddito, quelle le vediamo tra un attimo, e tutto, anche qui l'ammortizzamento, si dice, sì, l'ammortizzo, diciamo, degli attrezzi, del mezzo di lavoro. Io, per dire, ogni 4 anni cambio il furgone, ci rimetto 5-10 mila euro, fate come prima, lo dividete per gli anni, poi dividete per 12, avete mensilmente quanto vi serve per portare avanti la vostra attività. Purtroppo questi calcoli qua non li fa, li fanno in pochi e poi ci si trova in difficoltà. È assurdo non sapere quando ti arrivano da pagare le tasse, cioè tu devi saperlo già prima, non ti puoi lamentare per quando ti arriva da pagare l'IVA, devi saperlo già prima, porca miseria. Quindi a questo punto dovreste avere la cifra, sommate la spesa che avete per il vostro tenore di vita e la spesa per mantenere la vostra attività. Così sapete quanto mensilmente dovete guadagnare per sopravvivere, solo per pagare le spese. Quindi poi questa cifra qua dopo io vi consiglio di aumentarla un po', perché sennò non ne uscite. Sì che ci siamo tenuti un po' larghi, quindi, però sempre meglio cadere in piedi, no? Ora è il momento di calcolare le ore che possiamo lavorare mensilmente. Per calcolare le ore che possiamo lavorare mensilmente, io vi consiglio di fare il conto dei giorni che possiamo lavorare all'anno. Quindi togliete i giorni festivi, togliete i presunti giorni di malattia, che tocchiamoci, però tenete presente i giorni che andrete in ferie, tenete presente che alcuni giorni non lavorerete perché magari non c'è lavoro, vi viene fuori una cifra, fate voi, magari anche qua tenetevi, togliete qualche giorno se volete essere, cioè abbondate, nel senso, se sapete che di malattia voi magari non vi ammalate mai, comunque 2 settimane buttatecele, che non si sa mai. Ora non voglio portarvi sfiga, però è meglio prevenire che curare, no? Quindi aumentate un po' queste voci qui e avete un numero di giorni
Ora, quante ore potete lavorare al giorno? Anche lì decidete voi. Io vi sconsiglio di tenervi su 8 ore o più al giorno. Moltissimi lo fanno, ma a lungo andare poi la pagate. Quindi vi consiglio e ti consiglio di tenerti tra le 4 e le 6 ore al giorno, che insomma sono ore di lavoro che ti consentono di non stancarti troppo, di non stressarti troppo. A questo punto devi solo ridividere per 12, così sai più o meno quelle che sono le ore, che poi sono le ore minime che puoi lavorare in un mese, mediamente, perché poi ci sono mesi come questo che stiamo vivendo adesso, che piove tutti i giorni. Io questo mese ho lavorato 2-3 volte, però poi ci sono i mesi dove magari lavori tutti i giorni. Questa deve essere una media. Tu sai che mediamente lavorerai tot ore al mese. A questo punto sai quanto devi spendere ogni mese e sai quante ore hai a disposizione. Non ti resta che prendere quello che devi spenderlo e dividerlo per le ore. A questo punto avrai una cifra che equivale a quanto devi guadagnare minimo all'ora. Cifra però netta, dobbiamo aggiungere appunto le imposte sul reddito, quindi in base al tipo di partita IVA che hai, se sei nei minimi nel regime ordinario, devi calcolarti, ad esempio dovrei aggiungerci l'IVA e tutto, quindi fai questi calcoli, se non li sai fare tu fatti aiutare dal commercialista, e non è difficile comunque, è abbastanza semplice, comunque ti calcoli ora c'è il netto, ti calcoli il lordo e poi io ti consiglio anzi dovresti fare una cosa, dovresti, perché sennò poi si scombinano tutti, dovresti prima aumentare questa cifra netta in modo da calcolare un guadagno, cioè che ti rimangono un po' di soldi mese per mese. Metti che ti è venuto fuori che ti servono 25 ore, 25 euro, tu metti che ne devi guadagnare almeno 30 o 35 o 40 in base alla tua ambizione, insomma. Fatto questo, ci aggiungi le imposte e hai la cifra che devi guadagnare ogni ora. Se non fai questo calcolo rischi di fallire, perché ti sembra di guadagnare, poi arrivano da pagare le tasse, poi ti si rompe l'attrezzo che devi cambiare, poi ti arriva da pagare l'assicurazione, poi ti arriva la bolletta, poi ti arriva il mutuo, e ti sembra di guadagnare tanto, magari li spendi anche perché ce l'hai e poi ti ritrovi indebitato e non sai più come fare. Molte aziende, molte attività falliscono per questo motivo. Che sia chiaro, ora io ti ho detto il minimo che devi chiedere per guadagnare, però sul prezzo da chiedere, diciamo, in generale devi fare uno studio ulteriore, perché a volte conviene chiedere più che chiedere meno, perché se chiedi troppo poco dai la percezione di bassa qualità. Se tu sei un artigiano specializzato non puoi chiedere troppo poco. Mettiamo che tu devi chiedere almeno 35 euro, ma se per un determinato lavoro sono troppo pochi devi aumentare, meglio per te. Quindi il prezzo da decidere va deciso un po' anche in base a un'analisi di mercato, a un sondaggio di mercato, però tu devi sapere che non puoi scendere sotto la cifra che hai calcolato, se no sei fregato. Bene, spero che questo video comunque ti sia stato utile o ti sarà utile, ti auguro il meglio per la tua attività. E se ti piacciono video di questo tipo dimmelo nei commenti, o se hai consigli da darmi, se ho detto cavolate fammelo presente, e comunque se il video ti è piaciuto fammelo presente, che magari ne faccio altri, ok? Ci vediamo ai prossimi, ciao!